Madame Le Pen, l'anno prossimo si voterà in Francia e lei potrebbe diventare il nuovo presidente. Che tipo di Francia sarà la sua? Una Francia patriottica, una Francia francese, una Francia dell'identità, una Francia tranquilla, dato che siamo sempre vittime della globalizzazione selvaggia, della disoccupazione di massa, dell'insicurezza, del terrorismo islamico. Voi parlate di terroristi islamici che vengono da fuori, ma poi si scopre che i terroristi hanno il passaporto francese. E come hanno fatto a ottenere la cittadinanza francese? Nascendo sul territorio francese. E questo basta, secondo lei? Nascere in territorio francese basta ad avere la nazionalità? Io non sono d'accordo. Io penso che la nazionalità francese o si eredita dai propri parenti, oppure bisogna meritarsela. Sono assolutamente contro il multiculturalismo. Penso che il multiculturalismo, in realtà, rappresenti una molteplicità di conflitti. In un paese deve esserci solo una cultura, cioè quella dominante, e cioè la cultura francese, e deve rimanere quella francese. È d'accordo con l'idea di costruire dei muri per proteggere le frontiere della Francia? Se per certi paesi è necessario costruire muri, che lo facciano. In Francia, ora come ora, non penso sia utile, perché la strategia vincente è invece quella di bloccare la pompa che attrae i migranti, ciò che fa arrivare l'immigrazione nel nostro paese. Perché gli immigrati vengono qui in Francia? Perché pensano di trovare aiuti sociali, aiuti per l'affitto di una casa, le cure gratuite, la scuola gratis per i loro figli. Ma tutto ciò è gratis per loro, ma non è gratis per quelli che pagano. E come fa ad affermarli? Ebbene, bisogna smettere con tutto ciò. Quale sarà l'interesse di uno straniero, legale o illegale che sia, di venire in Francia se non ha accesso a tutti questi benefici? Un francese deve avere un accesso privilegiato al lavoro e alla casa, perché è nel suo paese. Appena sarò eletta, gli immigrati clandestini non avranno diritto a nulla. E questo mi sembra normale, anche perché ciò già succede in altri paesi e non sciocca nessuno. In che paesi? Negli Stati Uniti, per esempio. Non credo proprio che lì i vostri figli abbiano un'istruzione scolastica gratuita. Noi abbiamo documentato che la Francia respinge i minori a Ventimiglia, al confine con l'Italia. Fanno bene, secondo lei? Io sono d'accordo con il riportare le persone che vengono in Francia illegalmente al loro paese, certo. Anche se sono dei minori? Dicono di essere minori perché sanno che se fanno così possono entrare sul territorio, anche se in realtà non sono veramente dei minori. Non possiamo permettere che passi l'idea che ci possano fregare. Lei qualche anno fa ha detto che Grillo non la convinceva. Ha cambiato idea? Ciò che non capisco è la coerenza del signor Beppe Grillo. Io quello che vedo sono i suoi deputati europei che sono estremamente a favore dell'immigrazione e votano tutti i processi a favore dell'immigrazione massiva e dei migranti in Europa. Quello che non capisco è come si possa essere contro la globalizzazione e contemporaneamente essere a favore dell'immigrazione, dal momento che l'immigrazione è uno dei pilastri della globalizzazione. L'immigrazione serve alle grandi multinazionali per avere della manodopera a basso costo. È incoerente. Il suo programma è incoerente. Se diventa Presidente della Repubblica, fa un referendum sull'euro? Negozierò il ritorno della Francia alla sua sovranità. E se l'Unione Europea non vuole ridarci la nostra sovranità, ebbene, proporrò ai francesi con un referendum di uscire dall'Unione Europea. Uscire? Come l'Inghilterra? Dalla prigione. Non possiamo gestire il nostro territorio, non possiamo gestire la nostra moneta, non possiamo nemmeno gestire le nostre leggi, perché le direttive europee hanno valore legislativo superiore alle leggi nazionali. Siamo in una prigione e la sola cosa che ci chiedono è di scegliere il colore di questo o quello. Ecco l'unica libertà che ci lasciano. Lei ha detto che si sente sempre meno isolata. I popoli scelgono sempre di più dei movimenti popolari, patriottici, che contestano questo sistema totalitario messo in atto dall'Unione Europea. In realtà oggi è la Germania ad essere isolata. Una Germania che cerca di imporre il suo modello di austerità che i popoli di Europa stanno rifiutando. Quindi non mi sento per niente sola, anzi. E ora al vostro fianco avete anche Stati Uniti e Russia. Certo, certo, tanto meglio. Siamo in un momento in cui l'asse del mondo si sta spostando. Gli Stati Uniti hanno eletto Donald Trump, che sembra propenso a migliorare le sue relazioni con la Russia.
Ne sono felice. Quello russo è un modello di patriottismo economico, un modello che preserva l'identità russa, che favorisce le imprese russe in Russia. Sì, mi pare che questo assomiglia a ciò che Trump vuole fare negli Stati Uniti. Ma non pensa che questo vento populista alimenti la diffidenza, l'odio, le guerre? Ma cos'è il populismo? Il governo del popolo e per il popolo? Questo è estremamente rispettabile. Quindi credo che il termine populismo non voglia dire nulla. È solo un aggettivo che ci addossano per provare a discreditare noi che non vogliamo fare parte del sistema. Io penso che quelli chiamati populisti siano piuttosto dei partiti popolari, sì, dei partiti popolari che difendono il popolo. Che tipo di rapporto c'è tra il suo partito e gli altri partiti d'estrema destra in Europa? Non lo so. Io non sono d'estrema destra.